Nasce perché avevo visto, a me piace molto la pittura, mi ero un po' fissato sulle tele di grosso formato, allora ho detto facciamo dei testi di grosso formato, non dei poemi, ma delle poesie abbastanza lunghe, e chiaramente il fatto in sé era sfidante, e quindi per me è stata un po' una prova molto, molto difficile scrivere questi testi molto lunghi, estenuanti, contraddittori, che tendevano proprio a spezzare molte volte il discorso pieno di parentesi, per esempio, che tendevano anche un po' a destabilizzare il lettore, ad allontanarlo e a farlo riavvicinare. Questi sono stati i testi che caratterizzano la prima parte, perché il libro si è sviluppato in due parti. La seconda parte sono dei testi scritti sempre in questi anni in cui è nato il libro. Però sono molto più corti, che non hanno nulla a vedere se non sotto un punto di vista temporale rispetto alla prima parte, che però io ho reputato interessante inserire perché comunque sono stati un po' i compagni di viaggio, un po' dei bozzetti che hanno dato sfogo a queste tele di grosso formato che erano presenti nella prima parte. La poesia rappresenta un po' la bellezza, perché entra nella comunità, nelle piazze, genera dialogo, genera condivisione, trasmissione di idee e quindi c'è crescita. Quando ci sono tutti questi elementi, partiamo dalla condivisione delle parole, si genera il dibattito, si genera anche la crescita e quindi intorno al dialogo anche la democrazia. In un certo senso, quindi è il livello più alto, tant'è che ritorno un po' sempre, io non sono un classicista, però il massimo, i livelli più alti li ha avuti in antica Grecia, dove insomma è stata la prima forma un po' di democrazia, un po' di poesia ad altissimo livello, che noi continuiamo a riproporre anche oggi e l'invito è anche quello di allontanarci anche un po' in modo sperimentale, non lasciando mai la nostra tradizione. Quindi il bello del bello sarebbe proprio questo. Pavese, Levi, e poi ultimamente sto approfondendo molto la letteratura americana, poesia americana, ma già lo conoscevo che è Ginsberg, è chiaramente un. Da quel senso estetico della perfezione che secondo me lui attraverso il caos raggiunge quel cosmo, quella bellezza di cui parlavamo prima. Ginsberg probabilmente lo fa, non so come, ma probabilmente perché è il suo diario di vita e di morte. Credo di essere una persona molto sincera e probabilmente questa mia sincerità poi mi piace anche molto condividere le cose con le persone, i momenti di gioia, anche quelli di debolezza, non ho problemi perché comunque poi ho sempre spunti e probabilmente nei testi c'è questa sincerità un po'. Vi avevo detto un po' come una poesia onesta, ma non nel senso mediocre nel termine, poi se è mediocre non lo so, però nel senso di vero, veritiero, un po' come la intendeva Saba, questa onestà della poesia. Appena il progetto del mio libro è andato in rete, ho immediatamente caricato le mie pubblicazioni perché meglio stare sul web che non starci. Avevo anche ricevuto diverse proposte editoriali, avevo già avuto un'esperienza editoriale che non mi ha portato da nessuna parte perché comunque il mio impegno era stato totale e costante. E quindi mi sono un po' rimboccato le maniche e ho detto, come si dice in Veneto, che penso mi, nel senso sono un po' diventato l'imprenditore di me stesso, quindi mi sono messo veramente in discussione a 360 gradi, quindi dall'editing, dalla pubblicazione, dalla divulgazione, dalle presentazioni e dalle rappresentazioni poi, perché questi testi poi sono usciti dal libro e sono diventati la base per videopoesie, poetry slam, rappresentazione di poesia visiva, film poesia e ne ho prodotti diversi.
Il publishing ti dà l'opportunità di non seguire il mercato perché un testo non commerciale, ma che io potrei scrivere, non lo propongo alle case editrici, ma lo propongo a un mercato più ristretto, più segmentato, che magari può essere quello del self-publishing, andare a mirare di più un target di persone. E, è un'opportunità in più. Prima di scrivere devi innanzitutto conoscere non solo la poesia tradizionale, non solo la poesia straniera, ma soprattutto la poesia contemporanea. E dalla poesia contemporanea riesci a capire veramente come ragionano anche gli altri giovani, e come la pensano, e capire anche i tuoi punti di forza, ma anche i tuoi punti di debolezza, perché leggere gli altri aiuta. Quindi prima di tutto fare una autocritica molto forte, spietata con se stessi, far girare il più possibile i testi, e prima di arrivare a una pubblicazione, se si è seguiti da una persona meglio ancora, però bisogna essere molto molto autocritici, perché chi poi valuterà i testi è comunque un gruppo competente di persone che può escluderti senza farsi problemi.